Sesta edizione di Mi illumino di meno, la giornata nazionale del risparmio energetico. La Biblioteca Comunale di Massa Marittima ha ospitato due ingegneri ambientali per parlare di inquinamento luminoso. Sotto esame la Maremma e l'ippodromo di Follonica. Chiara Calcagno. Il comune di Massa Marittima ha aderito alla sesta edizione di Mi illumino di meno, la giornata nazionale del risparmio energetico promossa dal programma radiofonico di Radio 2 Caterpillar. Una indicazione era stata fornita agli utenti della biblioteca: vestirsi pesante, ed infatti i riscaldamenti sono stati abbassati come segno tangibile del sostegno a questa iniziativa nazionale. Ai più piccoli è stata netta una fiaba ecologica per avvicinarli a questo importante problema. Successivamente si è aperto un dibattito sull'inquinamento luminoso e la qualità del cielo notturno con gli ingegneri ambientali Andrea Giacomelli e Francesco Giubilini, che hanno spiegato la biometria partecipativa ed il progetto che stanno portando avanti da un anno e mezzo. Biometria partecipativa è un progetto di monitoraggio ambientale fatto con le persone normali, diciamo, di tutti i giorni, anziché con gli scienziati e i ricercatori, sull'inquinamento luminoso. Ci può dare un'idea sull'inquinamento luminoso nella nostra zona? Sì, allora, la Maremma è una zona particolarmente fortunata. In Italia è una delle più buie, ancora una fra le ultime. Diciamo che se vogliamo parlare di valori misurati con lo strumento di cui parlava Andrea, lo Sky Quality Meter, in Maremma abbiamo valori sul 21, 21,5, mentre in una grande città, per esempio nel centro, possiamo avere dei valori di 16, 15. Quindi diciamo che il buio che c'è da queste parti è un valore ancora molto, molto alto e comunque sarebbe un valore da preservare perché sta scomparendo. La recente costruzione dell'ippodromo di Follonica quanto inquina luminosamente? Guarda, l'ippodromo di Follonica purtroppo ho potuto avere modo di vedere quest'estate che inquina moltissimo e i fari sono stati messi veramente male, non a norma, sono puntati praticamente in alto e quando sono accesi purtroppo creano una cupola luminosa veramente incredibile, uno spreco assurdo e anche un pericolo perché ci sono le strade vicine e uno rimane letteralmente abbagliato da questi fari molto potenti che illuminano a giorno. E si dovrebbe fare qualcosa per questo.